Adesso che cosa vuoi fare? Niente, Sei a adesso. Galatina, sei arrivato ieri sera, Sì, no? sono Ieri tornato sera, da perché io mercoledì. sono arrivato ieri sera. E niente, io sono riuscito, sono verso le 10:30, stavo ancora all'Aquila, giravo, sono tornato a casa per vedere com'era la situazione. Ho visto che c'era gente che risaliva su casa, quindi ho detto, vabbè, adesso risalgo con il mio coinquilino, abbiamo fatto. Siamo risaliti un attimo almeno per prendere documenti perché stavamo in pigiama, senza calze, cioè siamo veramente. Siamo usciti appunto di corsa, quindi. Risaliti su, siamo riusciti a prendere qualcosa, facevo intanto, ho fatto un'altra scossa di assestamento, quindi la paura è stata tanto, insomma, quindi abbiamo preso quello che riuscivamo e ce ne siamo tornati. Adesso è niente, intanto andare a trovare un attimo i vari nonni, gli zii, perché le immagini sono sicuramente brutte, quindi stanno anche molto in ansia. E poi però tornare lì a dare una mano se possibile, insomma, rimettere in moto l'università perché quella è la cosa importante. Sicuramente dicevano, ho sentito l'Aquila senza l'università è morta, in effetti sono 27.000 studenti e in questo momento se l'università non riparte in qualche modo è una città che ci rimetterà molto a riprendersi e a tornare diciamo come era prima. Io Che cosa studi tu? E studio biotecnologie, sto al terzo anno. perché proprio l'Aquila? Sono quelle scelte che uno fa senza magari pensarci, nel 2006 subito dopo la maturità. E lì avevo un cugino, quindi ho deciso di raggiungerlo, poi appunto c'erano anche altri amici che diciamo che volevano andare lì all'Aquila, niente, ci siamo ritrovati, non ci siamo trovati male in questi anni, nel senso che alla fine la facoltà è un'ottima facoltà. Dover cambiare oggi, non lo so, in questo momento non mi sembra la cosa giusta, bisogna finire lì il percorso e poi pensare, quindi spero insomma che si possa riprendere il più presto possibile, anche se giustamente io vedevo ogni casa dell'Aquila una crepa nel centro storico, ma anche insomma a casa mia, i primi due piani sono crepati, quindi dare la sicurezza ai ragazzi di poter tornare a studiare ci vorrà tempo, ecco. Non è una cosa facile. Lo Stato, l'avete sentito, la presenza dello Stato? Cioè, avete sentito che c'erano... Sì, lo Stato, ma lo Stato alla fine sono i cittadini e si è sentita la solidarietà delle persone, ognuno si dà una mano in quei momenti. Alla fine lo Stato è enorme, se lo intendiamo come l'aiuto da parte dei vigili del fuoco, certo, la polizia, la protezione civile sono subito intervenuti, l'esercito, tutti. La cosa più importante secondo me è il fatto che i cittadini fra di loro, io non l'avevo mai vista questa persona con la carrozzella, sinceramente, anche perché probabilmente non sarà mai uscita di casa non potendo scendere e salire, quindi cioè, il fatto che ti viene subito di dare una mano. Noi ad esempio stavamo in Piazza Duomo, appena arrivava una persona, venite, ci serve una mano per tirare via, scattavamo in 10, magari non servivano tante persone, anche rischioso, però l'unica cosa che ti viene da fare è quella, provare a dare una mano, se c'è insomma allungare la vita di qualcuno aiutandolo a scendere da una casa pericolante si prova insomma a portarlo via. Sì, Fra poco mi hai detto andrai alla Protezione Civile all'estero. perché hanno niente, sicuramente cioè, non hanno bisogno né di cibo né di coperte perché stanno arrivando veramente in massa lì all'Aquila e ho sentito che avevano bisogno di freezer, frigo, cucina da campo, cioè cose per tenere il cibo che appunto arriva in buone condizioni. Io vado semplicemente per capire un po' com'è la situazione, loro cosa vogliono fare, se vorranno tornare, anche naturalmente non adesso, magari a maggio o giugno, che poi quella è la cosa importante. Adesso si scatena tutta la solidarietà, bisogna vedere fra 2 mesi chi ci sarà ancora lì. Sicuramente ci sarà gente, però c'è bisogno che fra 2 mesi ci sia ancora la protezione civile, ci sia ancora la voglia delle persone di dare una mano, di assistere. Cioè perché la cosa che a me alla fine come posso dire, il pensiero che mi gira è che alla fine io
Una casa ce l'ho per stare, sono tornato qui, c'ho un letto, c'ho mio padre e mia madre, insomma posso mangiare, non ho nessun problema. Io ho visto gente che ha perso proprio la casa, gli è crollata la casa sulla macchina, cioè non hanno proprio più nulla e non hanno neanche più una città. Quella è la cosa più triste. Beh, Cioè, quella è la tragedia, insomma. no, dico, finché ci saranno persone come te, credo che rinascerà anche l'Aquila, insomma. Io credo finché ci saranno gente come gli aquilani, perché loro comunque stanno reagendo, si vede in modo molto dignitoso, nel senso che dicono non abbiamo più niente, ma siamo pronti a ripartire. La cosa è che vedere l'Aquila in quello stato ti fa male, non è sicuramente la mia città natale, però una volta che tu ogni giorno fai una strada, vai in un pub, la sera vai da una parte, giri quella strada, la conosci angolo per angolo, conosci il muro, conosci quella scritta, vederle, non rivederle più, o vedere un ammasso di macerie al posto dell'entrata, ad esempio, di un pub, di un locale, insomma, una cosa che ti lascia un attimo, cioè, in un secondo si perde tutto, e più che per me, è per gli aquilani che non hanno più la loro città, insomma, non hanno più i riferimenti, questo. Ti chiedo un impegno proprio in chiusura di questa conversazione con te. L'impegno a raccontare a Galatina.it sempre tutto quello che accade all'Aquila. Questa è una cosa che non c'è Una nessun cosa minima, problema, è una cosa minima il che minimo possiamo fare. assolutamente che possiamo fare è tenere acceso un faro su quello che succede lì, sperando insomma che la ricostruzione avvenga nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile. Grazie. Niente.